Buonasera, ad Emanuele Giaccherini. Ciao Emanuele, grazie. Ciao, buonasera a tutti. Ciao, grazie davvero. Come va? Beh, tutto bene, dai, tutto bene. Senti, ma sei a Coverciano? Nel bunker? Sì, esatto, sono in ritiro. Sei nel bunker di Coverciano. Guarda, allora, io ovviamente ti ringrazio per la cortese disponibilità. Vorrei partire un attimo da quello che è stato il tuo ultimo momento di vita professionale e non solo, questo passaggio al Sunderland. Come l'hai vissuto, come lo sta vivendo la tua famiglia e se c'è, che cosa c'è in prospettiva, insomma, cosa ti immagini, come potrebbe finire? Prego. Ma sinceramente il mio passaggio al Sunderland c'è stato con un po' di rammarico, perché ovviamente ho lasciato la Juventus, che è una grandissima squadra, però sono contento di essere lì, sono contento perché la mia famiglia sta bene, ho portato su tutta la mia famiglia, quindi sono felice, stiamo bene e ora ci stiamo riprendendo anche con la squadra, perché abbiamo fatto dei risultati buoni nell'ultimo periodo, quindi è un'esperienza bella che avrei voluto fare, quindi sono contento e cerco di vivermi questo momento e di fare il meglio, come ho sempre fatto, insomma. Si tocca meglio il pallone in Italia o in Inghilterra, Emanuele? Ma sicuramente in Inghilterra forse il calcio è più difficile, perché c'è più, come posso dire, ci sono meno spazi e non puoi fare più di 2-3 tocchi, perché vieni subito contrastato dall'avversario. Sicuramente c'è meno qualità rispetto all'Italia, quello sicuro. C'è meno qualità, ma è ancora, tu ovviamente hai 28 anni, avrai seguito sin da bambino il calcio internazionale, no? Poi è diventata la tua professione. Insomma, è proprio come si dice, no? Un calcio prettamente fisico, questi cross sulle fasce, o questo contributo che hanno dato anche tecnici stranieri ha cambiato un po' quelle che sono le linee didattiche del calcio inglese? No, sicuramente con l'arrivo di alcuni manager non inglesi si sta un pochino cambiando anche il calcio inglese. Sicuramente si vedono anche cose diverse, però rimane sempre che è sempre un calcio molto fisico, un calcio meno tattico, e quindi sicuramente c'è più fisicità, ecco. Sì, c'è più fisicità, meno tecnica, insomma, questo credo che sia abbastanza evidente. Però possiamo aggiungere una cosa, lo aggiungo da juventino, alcune volte ferito da quanto accade mediaticamente intorno alla Juventus, viene vissuto in maniera un po' più leggera questo sport, no? Sicuramente ci sono molte meno pressioni, i tifosi vengono allo stadio solo per sostenere la squadra, non ci sono, su questo secondo me siamo indietro. Prendere di esempio all'Inghilterra, siamo indietro, insomma, non c'è la moviola, non esistono le discussioni nel pub o più, sì, si può discutere ma finisce lì, non durano giorni. Là i tifosi vengono solo per vedere la partita, certo, con le famiglie si divertono, e poi una volta che la partita è finita, massimo rispetto per i ruoli, insomma, non ci sono discussioni, non ci sono polemiche, niente, insomma, a prescindere anche dal risultato. Assolutamente, con grande sincerità, al momento della tua cessione mi sono un po' arrabbiato, insomma, in trasmissione ho detto, beh, peccato davvero, però ho difeso anche la tua scelta, perché sto leggendo tantissimi, guarda Emanuele, adesso magari te ne leggo alcuni, accontentiamo degli amici che ci stanno scrivendo e ci stanno seguendo da tutta Italia, però io ho detto, beh, lui ha trovato una situazione particolare, un'offerta importante anche dal punto di vista economico, è inutile nasconderci, sì. però io sono sicuro, e tu me lo confermerai, che è stato un addio, insomma, forse inaspettato, dai, diciamo. Sì, sicuramente io posso capire i tifosi, sicuramente non si aspettavano, insomma. No, assolutamente. Io rimasi sotto shock quando arrivò la notizia ufficiale, te lo dico. Nel calcio è così, insomma, ci sono dei momenti, ci sono delle scelte, sia da parte della società sia da parte dei giocatori, quindi le scelte vanno rispettate. E niente, con grande dispiacere, perché l'ho detto anche prima, insomma, lasciare la Juventus per me è stata veramente dura, però
diciamo che ne hanno tratto beneficio un po' tutti, insomma. Sì, io dal punto di vista economico, certo, sicuramente ho migliorato la mia situazione. La Juve perché... Ti posso fare una domanda? Scusa, scusa Manuele, sì, perdonami se ti interrompo. Ma tu eri in trattativa con i nostri dirigenti per migliorare la situazione economica? Questa è una mia curiosità personale. No. Insomma, eri fermo a quello che era stato il primo contratto firmato, no? Sì, esatto. Ho capito. No, mi fa piacere perché è giusto, sai Emanuele, perché la gente magari non capisce. Io ricordo quella sera quanto mi arrabbiai per alcuni messaggi che erano arrivati. Insomma, lui ha voluto, dico ragazzi, lui non ha voluto lasciare niente. Dico, sicuramente è il primo e mettetevi nei panni suoi. Insomma, a 28 anni arriva un'offerta che era il doppio praticamente dal punto di vista economico. Il ragazzo ci fa un pensiero, anche perché, caro Emanuele, sei nell'immaginario di Cesare Brandelli e questo è importante. Insomma, sì, se non dovesse accadere qualcosa di clamoroso, sarei un protagonista a Brasile 2014, beato te. Certo, lo spero. No, spero di sì, sei lì, sai. Dai, non credo che all'improvviso cambi idea il nostro mister azzurro. A proposito di mister, ti faccio una domanda, sì, semplice, cerca di essere il più sincero possibile. Sì. Brandelli Conte, la principale differenza e quello che la accomuna invece? Prego. Ma sicuramente come posso dire, una differenza potrebbe essere non lo so, io sinceramente mi sono trovato bene, mi trovo bene con tutte e due. Lo quindi... so, allora, è una domanda particolare. No, però ti chiedo questo, forse il comportamento durante la partita un po' diverso. Sì, esatto, forse è una differenza quello che sì, magari vivono la partita magari in modi diversi, non so, il mister Brandelli sicuramente molto più pacato, invece il mister Conte magari era, cioè, si faceva prendere molto anche dalla partita, insomma era un dodicesimo giocatore in campo, dai. Ma quante parole belle per te, eh? Non è facile che lui si esprima così, poi si schieri così. No, veramente mi ha colpito anche parlandoci privatamente, insomma veramente un affetto e una stima per te davvero straordinaria. No, ma infatti io lo ringrazio da sempre, perché sinceramente mi ha fatto arrivare una grande squadra e mi ha dato l'opportunità di vincere, mi ha fatto arrivare anche in nazionale, insomma. E poi questa cosa, secondo me era destino, Giaccherino probabilmente giocherà ai mondiali in Brasile, mi viene da sorridere davvero per come è finita la vita, è straordinaria. Aspetta un attimo Emanuele, poi ti congediamo, ovviamente ti salutiamo ringraziandoti. Saluto Massimo Pavan, vice direttore di tuttoio.com. Ciao Massimo. Buonasera Massimo. Allora guarda Massimo, una domanda per te, una in chiusura, e salutiamo e ringraziamo Emanuele che si sta preparando con la nazionale per la doppia sfida con Germania e Nigeria. Prego Massimo. Bene, guarda, io non ho sentito bene tutto l'intervento precedente, però volevo chiedergli che cosa hai trovato magari in più in Inghilterra che non hai trovato questo già l'ha detto, cambia domanda, dai, che sei un giornalista rapido di testa. Beh, allora posso chiedere qual è il gol a cui sei più affezionato, no, di quelli segnati con la Juventus? È facile questa, tra poco lo facciamo risentire, non è partito prima del tuo intervento, tra poco lo facciamo risentire, prego Manuel. No, sinceramente penso che il gol Catania è stato il gol mio più importante. Eh sì, direi proprio di sì. Anche perché è un gol che sai benissimo, probabilmente, sì, no? Esatto. Dai, diciamolo, non giriamoci intorno, perché ci è preso un doppio infarto perforante a tutti, insomma. Avevamo percepito, anche per quello che è la nostra conoscenza e esperienza di calcio, che sarebbe potuto essere il gol del secondo scudetto consecutivo. Un'ultima battuta e poi ti saluto. Compagno con cui dividi la stanza in nazionale? Marchisio. Compagno con cui dividevi la stanza in bianconero? Marchisio. Vabbè, ma questa è una domanda scema, ho fatto infatti. La seconda è veramente scema. Allora, salutami Claudio con affetto, che conosco. Che conosco molto bene. Emanuele, guarda, davvero ti ringrazio, ti voglio salutare perché so che vi state preparando, insomma, non mi voglio rompere troppo le scatole. Ti abbraccio, ti abbraccia tutto il popolo juventino, però aspetta, l'avevo promesso, perché
hanno scritto in tantissimi. Aspetta, te ne giro un paio, giusto per un, sì, per un saluto. Guarda, intanto salutami Claudio, sei lì accanto a te. Allora, sì, allora aspetta che ci arrivo, li vado a recuperare, li troverò mai questa sera, eccolo qua, ho trovato. Allora, Mauro, non hai il nome brasiliano o argentino come piace, Mauro Vandali, non hai il nome brasiliano o argentino come piace qui a Roma, così loro rosicavano e noi godevamo, grazie di tutto, Giacca in bocca al lupo. Poi, vabbè, questo, grazie. Poi Adriano Morbidelli scrive domanda che ti ho fatto all'inizio. Federico Rossini, ciao Giacca, ci manca molto la tua presenza in squadra, sempre pronta e disponibile, hai sempre dato tutto per questa maglia, fossero tutti come te. Leonora, la accontentiamo perché è veramente dolce e delicato il suo messaggio. Ma mi manchi tanto, spero solo che si rendano conto di cosa hanno fatto e che tu possa tornare, sii felice, che carina, grazie Leonora, grazie davvero. Senti, ma potresti mai tornare? Perché qualcuno vocifera questo. Ah, sinceramente in questo momento penso a Sandra, a far bene là, e poi quello che succederà vedremo. Comunque io ho iniziato l'avventura, ho firmato un contratto di 4 anni, quindi sono contento così, insomma. Assolutamente. L'abbraccio da parte mia e di tutto il popolo juventino ad Emanuele Giaccherini. Ciao Emanuele, grazie. Grazie a tutti. Ciao, in bocca al lupo, grazie. Giaccherini, forse il gol che può valere lo scudetto al 92esimo. Giaccherini dalla panchina, Juve a +9.